Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Unity 3D. In questo video approfondiremo ancora la GUI, ovvero l'interfaccia grafica, e andremo a vedere come si creano e si programmano dei pulsanti nella nostra interfaccia. Quindi andiamo subito nella nostra hierarchy, vabbè, ovviamente dopo aver creato un progetto. Andiamo nella sezione UI, dopo aver fatto clic sul tasto destro, e creiamo un bel button. Eccolo qua. Questo è il nostro uomo. Il nostro campione che oggi andremo a programmare, appunto, affinché faccia qualcosa per noi. Come facciamo a programmare un button? Beh, intanto dobbiamo creare un bello script. Che ne so, chiamiamolo prova. Dopodiché lo apriamo. E gli andiamo, per esempio, a creare una funzione di tipo void che chiamiamo, che ne so, effetto. E qua ci mettiamo una debug.log. Sono stato cliccato. Ok. Salviamo il tutto. Questa qui è la funzione che praticamente andremo a richiamare con il nostro pulsante. Quindi adesso per farla richiamare al clic sul nostro pulsante, ovviamente, dobbiamo andarlo a programmare. E come facciamo? Clicchiamo sul pulsante. E già possiamo vedere che ha alcuni elementi tipici dell'interfaccia grafica di Unity. Per esempio abbiamo un rect transform al posto del transform normale. Poi abbiamo un componente image che è quello che definisce appunto l'immagine di sfondo del nostro pulsante. Che ovviamente possiamo anche modificare, così come possiamo modificare anche il colore, vedete? Abbiamo anche altre proprietà che vedremo più avanti. E dopodiché abbiamo un componente che si chiama button, che è quello proprio tipico dei pulsanti. Partiamo dal componente button. Allora, abbiamo una checkbox che corrisponde appunto alla scritta interactable. Questa checkbox ci indica se possiamo o non possiamo interagire con il pulsante. Quindi in questo caso è spuntata, vuol dire che possiamo interagire con il pulsante. Infatti, se adesso vado in scena, posso tranquillamente cliccarlo. Vedete che viene cliccato. Se tolgo la interactable, il pulsante diventa semitrasparente, vedete? Quindi adesso non posso più interagire. Lo rimetto come interactable e posso interagire. Dopodiché abbiamo un transition con varie modalità, che altro non spiega, diciamo, questa è la modalità con la quale il pulsante si anima durante appunto il click, per esempio, anche al passaggio. Quindi quando andiamo a innescare degli eventi sul nostro pulsante. Gli eventi sono cose come per esempio il passaggio del mouse, oppure il click, il trascinamento, queste cose qui. Questi sono tutti eventi e vengono catturati dall'event system a cui abbiamo accennato nei video precedenti. Questo event system è appunto un oggetto che viene creato automaticamente quando noi andiamo a creare un qualsiasi componente della UI ed è quello che si occupa di catturare appunto questi eventi. Ma lo vedremo più avanti nello specifico. Comunque sappiate che se riusciamo a fare clic sul pulsante è grazie a questo event system. Detto questo, il transition, vi dicevo, è un metodo, o meglio, una proprietà che noi possiamo impostare per decidere come si dovrà comportarsi il pulsante quando lo andiamo a cliccare oppure quando ci mettiamo il mouse sopra. Quella di default come proprietà è la color tint, il che significa che noi possiamo, per esempio, avere un aspetto di default, che in questo caso è questo, cioè è quello che noi andiamo ad impostare nel componente image, ovvero questo sprite che voi vedete qui, questa immagine insomma. E poi possiamo andare a modificare altri parametri, come per esempio i colori, o il colore di quando è premuto, o il colore di quando è disabilitato e così via. Per esempio, se metto un rosso per quando è disabilitato, vedete ora è disabilitato, se lo rimetto normale, lui diventa appunto normale, quindi riprende il colore che è definito qua in normal color. Qua adesso lo metterò in verde. Quindi quando è abilitato è verde, quando non è abilitato diventa rosso, semitrasparente. È semitrasparente perché qua c'è l'alfa impostato a metà, quindi è mezzo trasparente e mezzo non trasparente. Se questo lo abbasso diventa ancora più trasparente. Se questo lo alzo, il colore diventa invece più pieno. Ok, rimettiamolo a 128, che è la metà, come stava prima, insomma. Possiamo fare anche la stessa cosa dalle altre parti, ovviamente. E poi abbiamo questo moltiplicatore di colori che serve a rendere più o meno intenso anche
il colore. Mentre questa proprietà fade duration ci dice quanto tempo dura appunto un evento. Quindi in questo caso stiamo dicendo che tra un evento e l'altro passa un decimo di secondo. Quindi ci potranno essere 10 eventi in un secondo, per esempio 10 click massimo in un secondo. Se cambiamo questa proprietà, ovviamente cambiano anche le altre cose. Se mettendo non, per esempio, abbiamo che il pulsante fa quello che deve fare, però in realtà non ci dà nessun feedback visivo. Quindi in realtà io adesso lo sto cliccando, ma lui non si anima, non fa niente. Poi abbiamo questo sprite swap che ci permette di indicare una serie di sprite, appunto, quindi di componenti come immagini. E quando noi appunto inneschiamo un evento, in base a quell'evento viene scelta un'immagine diversa per il nostro pulsante. Per esempio, quella di default è quella che c'è adesso. Se ne andasse a selezionare un'altra per quando è pressed, andandola a premere, cambierebbe immagine. Stessa cosa per il disabled e stessa cosa per l'highlighted. Dopodiché abbiamo un'ultima opzione che è l'animation. Questa animation ci permette di utilizzare il vecchio sistema delle animazioni di Unity per poter appunto creare delle animazioni per il pulsante. In questo caso, una volta selezionato Animation, bisogna fare un auto-generate animation. Questa cosa ci creerà appunto un controller. Vabbè, ma queste sono cose più tecniche per quanto riguarda le animazioni. Adesso ve le dico giusto per farvi vedere qualcosina. E quindi poi andando a impostare questo controller, noi possiamo andare a modificare, vedete, le varie animazioni, ognuna di queste animazioni, le varie animazioni del nostro pulsante. Quindi modificandole. Possiamo per esempio far ingrandire il pulsante quando ci andiamo su col mouse, oppure farlo diventare piccolissimo quando ci clicchiamo. Va bene. Ultima cosa, quindi rimettiamolo come color tinto. Ultima cosa, ma anche più importante forse, è la sezione on click. Questa sezione on click è quella che ci permette appunto di dire cosa deve fare il pulsante quando noi andiamo a cliccarlo. Come facciamo ad aggiungere qualcosina? È semplicissimo. C'è questo più. Lo clicchiamo, vedete che adesso si è aperta quest'altra piccola sezione. Scegliamo Runtime Only, il che significa che il click verrà identificato soltanto mentre siamo in gioco, quindi quando la scena è eseguita, quindi quando clicchiamo su play. E qua in questo object trasciniamo appunto un oggetto che abbia almeno una funzione di tipo public, guarda caso come quella che noi abbiamo fatto qua, l'effetto. Quindi andiamo ad assegnare questo script prova a qualcosa, anche alla main camera va bene. Adesso la main camera ha lo script prova. E andiamo ad assegnare la main camera qui. Lo possiamo fare sempre o per trascinamento o anche selezionandolo da questa lista, quindi cliccando su questo pulsantino e poi selezionandolo dalla lista. A questo punto vedete che quest'altra sezione viene abilitata. Se c'è scritto no function vuol dire che al momento abbiamo assegnato un oggetto, ma non abbiamo scelto quale funzione di quell'oggetto andare ad eseguire quando facciamo il click. Quindi scegliamone una, facciamo il click su function. Vedete che si apre una lista con tutti gli script che ha la nostra main camera abilitati. Andiamo sul nostro prova e vedete che da qualche parte c'è la funzione che abbiamo appunto dichiarato noi, cioè la effetto. Più ovviamente ce ne sono anche altre. Quindi adesso se faccio click, cioè se avvio la scena, insomma, e vado a fare un click sul pulsante, magari attivandolo prima. Quindi ci siamo. E ora clicco, guardate un po' cosa appare qui. Cioè nella debug.log uno sono stato cliccato. Perché che succede? Succede che il pulsante va a richiamare quella funzione che noi abbiamo indicato qui. E quindi ovviamente la funzione fa quello che deve fare. Nel nostro caso fa una debug.log di sono stato cliccato. Ora, ci sono alcune cose da dire sulle funzioni richiamabili in questo modo. La più importante è che queste funzioni devono essere public e void, perché per come è fatta appunto il sistema degli eventi, in questo caso di Unity, non è possibile richiamare funzioni di altro tipo. Quindi, per esempio, se io vado a fare una che ne so, int prova. Debug.log, qua ci metto in prova e poi vado a fare, anzi questa facciamola void. Se poi
poi vado a fare invece una public int pizza. E qua ci metto un pizza. Salvo tutto ovviamente. Vi faccio vedere che adesso non posso selezionarle. Quindi vedete, anche qua non appaiono. Perché appunto... Ah no, scusatemi, ce l'ho disimpasso. Perché questa è una funzione tipo int, quindi dovrei restituire un intero. Quando l'ho restituito lo vedevo come errore. Vi faccio vedere che qua comunque non c'è nessuna delle due funzioni che abbiamo appena dichiarato. Perché l'unica che corrisponde alla, alla metodologia di funzioni utilizzabili, al tipo di funzioni utilizzabili, è questa qui, la prima, la public void effect. Quindi devono essere sia public che void. E possono inoltre avere uno o zero parametri di tipi più comuni, che sono int, float, string, object e boolean. Tenete conto che avendo l'object, dal quale poi derivano in realtà tutte le classi dello Unity Engine, in realtà è molto potente come sistema dei parametri, insomma. Quindi possiamo metterci praticamente qualsiasi cosa che derivi da questo mono behavior. Ok, quindi proviamo ad andare a fare una funzione con int come parametro. Vediamo come cambia un po' la situazione. Dobbiamo andare ovviamente a riassegnare la funzione. Ok, vedete che siccome adesso c'è un int come parametro, ci appare quest'altra casellina dove noi possiamo andare ad inserire un valore. Ci metto 20. Vado a fare un click e lui adesso mi stampa anche il 20. Nel caso di stringhe, ovviamente al posto della stringa, cioè al posto del numero, scusatemi, mi fa mettere una stringa. Scrivo ciao e vedete che mi aggiunge il ciao alla fine. Un'altra differenza invece è se andiamo a mettere un parametro di tipo, che ne so, un game object. In questo caso non posso stampare game object, ma magari stampo il nome. Devo ovviamente assegnare la funzione. Ah, oh sì, scusatemi. Non posso dire game object, gli devo dire object. E qua gli dirò che sto considerando quell'oggetto come un game object. Ok, così ci siamo. Scusatemi. Ok, perfetto, quindi gli sto dicendo considerami, ci siamo, considerami Peppo come un game object e dimmi il suo nome. Game object Peppo. Ok, scusatemi perché questa porta è un po' incasinata. Ora ci siamo. Benissimo. Avevo dimenticato, ho fatto un po' di confusione con le parentesi. Quindi andiamo ad assegnare la funzione effetto, eccola qua. Gli diamo una main camera. E vedete che adesso mi comunica la main camera. Benissimo, quindi ci siamo, ragazzi. Va bene, quindi questa era appunto la programmazione del pulsante. Ora io direi che per il momento abbiamo visto appunto tutte le basi, quindi ci possiamo anche fermare qui. Vedremo più avanti, magari anche nel prossimo tutorial, come aggiungere altri eventi oltre a quelli che sono preimpostati, perché ce ne sono se una serie che sono preimpostati su alcuni oggetti della UI, ma noi possiamo tranquillamente aggiungerne altri usando appunto gli event system e altri componenti. Però direi che per il momento è tutto, ci possiamo fermare qui, quindi richiamando una funzione appunto possiamo poi effettivamente far fare qualsiasi cosa al click di questo pulsante. Va bene ragazzi, io direi che per oggi ci fermiamo qui, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, fatemi sapere se ci sono problemi o qualsiasi cosa, io sono qui per voi. Per oggi è tutto, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!